Ci vuole un attimo per far cadere tutto. Una volta impara che niente deve sempre caduto può cangiare, forse ci incimenti l'anima. Un'altra volta impara, non serve nulle guerre, ci vuoi resti per sempre, tocca con cimenti l'anima. Scrivelle fa rima con? No. No, posso dire con che cosa non fa rima? Con che non cosa? Non può fare rima, non vogliamo che faccia rima. Con che cosa? Sentiamo. Con 5 Stelle. Bella questa. Le abbiamo modificate apposta, proprio perché sia la T ha due valori, sia la T di 5 Stelle per Taurisano e la T per le trivelle. No alle trivelle, ma votate sì. Fantastico. Quindi chi vuole assaporare questi deve venire in Pietralaia, per insomma, forza, in Pietralaia. Per forza, non ci sono da altre parti, sono 11. Bellissima. Non si vede. Cioè, ma non si vede, no? Una domenica delle palle. Ciao. Lei cosa vota, scusi? Sì. Sì, decisamente sì. E perché vota sì? Sentiamo. Perché per l'unica cosa che abbiamo di buono per il nostro futuro sono il nostro mare, le giusto, nostre coste. Giusto. Se tu metti quelle trivelle, può succedere di tutto. Beh. E quindi l'unica futura o realtà che abbiamo certa di qualche guadagno per noi del sud sono proprio le marine. Condivido pienamente, altrimenti non staremmo tutti quanti qui, vero? Condividiamo tutti, non staremmo qui. Anche lei sì, ma perché vota sì? Sentiamo, lo spiega a chi ci guarda da casa, perché sì? Così non lo fanno. Così non lo fanno. Così non trivellano in mare, insomma. Scusi, lei cosa vota? Sì o no? Credo sì, per forza. Perché vota sì? Il referendum è abrogativo e quindi bisogna per forza votare sì. Esatto. Per forza, per dire no alle trivelle, votiamo tutti sì. Grazie. Mi sono fatti miei cosa voto, no? Scusa, io sono contro le trivelle però, quindi voto sì. Lei cosa voterà? Cosa voterà? Io voterò sì, perché sono contrario alle trivelle, amo il mio mare e voglio fare il bagno da solo, al massimo con la fidanzata, con i miei nipoti, ma non con le trivelle però. E c'è giustamente. Che sarà voto la pace. La pace. La pace. Quindi crocetta? Crocetta sul sì per no alle trivellazioni. Eccolo, grande. Grazie signor Claudio. Vogliamo salvaguardare tutte le nostre coste, voglio dire, no? che sono il fior fiore del turismo. Sbaglio? Scusa. Dico, se ci inquinano pure una cosa tenimo, una dico. Già hanno iniziato con gli ulivi veramente, no? Hanno ziccato sì, con gli ulivi, appunto, una cosa mi è rimasta. Lavoro non c'è, turismo c'è, però ce lo vogliono levare con questo chiaramente, no? Quindi mi raccomando, okay, non sbagliare. Il 17 vota aprile, sì, no? 17 aprile vota sì, anche fuori sede, come mi diceva. Giuseppe, raccontiamo questa cosa. Lo pubblicizzo per bene. Lo pubblicizzo, ok, perché a quanto pare si può votare anche fuori sede, no? Votiamo fuori sede. Insegnanti, sì, sì. Votiamo e fate votare. Appunto. Vota e fai votare, come diceva. Vota e fai votare, giusto, perché bisogna raggiungere il quorum, no? Il quorum era 50% più uno, mi pare, no? Sì, sì, esatto, sì. Esatto, quindi bisogna raggiungerlo comunque. Non aver paura, vota sì. We want you. Ciao, buongiorno. Ciao. Lei Fabrizio cosa vota? Cosa vota, sì o no? Sì. E perché voti sì, scusami? Così sono così belle le trivelle in mare? Dai! Sei un genio! Com'è? Lo sai che è tipo un auspicio, no? Lo sai che è tipo un auspicio? Wow! Cosa provi nel mangiare questa biscotta? Sono felice come una Pasqua. Ci puoi rinascere intorno, era lo stesso un torna, come uno discute piace, poi intorno. Ci puoi rinascere intorno, si ne come una mamma che guarda lo figlio e lo intorna. Quante volte ho visto il numero uno dire al numero due non sei nessuno. Pensavi di non poter essere distrutto, ci vuole un attimo per far cadere tutto. Quante volte ho visto crescere qualcuno ed un altro dopo diventar nessuno. Pensavi di non poter essere distrutto, ci vuole un attimo per far cadere tutto. When you start from the bottom and you reach the top, that's the moment where you are gonna fall.
You try to do your best, but everything around is getting hard. Sometimes a good man is not enough. Mind you better never let your heart be so listen. Cause everything in this life have a reason. Walking on a easy road could be amazing, but you soon I go find your... Spiega, che cosa vuol dire referendum abrogativo? Per chi non lo sa. Va bene, referendum è il motivo abrogativo. Per cui si deve progettare sì, praticamente. Ah, sentiamo. Facciamo, potremmo farlo generico, ma andiamo proprio nel dettaglio. Vai. Tipo referendum abrogativo. Noi, mm-hmm, in questo caso, per esempio, il 17 aprile, sì, il referendum che si farà sarà votare sì contro la legge infame, chiamiamo, possiamo dirlo così, tra virgolette, la legge di stabilità del 2016, sì, del governo, ad esempio, quella lì non fa altro che favorire l'uso di queste trivelle ad libitum. Quindi, per togliere questa brutta usanza, noi dobbiamo dire sì per abrogare quella legge che è già stata fatta. Esiste. Quella è un'altra. A onor del vero, no, sì, Tony, no? Ci sono già delle trivelle, vero? Sì. Si sta già trivellando praticamente. Sì. Ecco, se riusciamo a far vincere il sì, che succede? Allora, spieghiamo anche questo che è molto importante. Sì. Allora, noi se il sì vince, noi riusciremo a fermare tutte le trivelle entro i 20 km circa, diciamo 12 miglia. 12 miglia, 12, sì, esatto, miglia. 12 miglia. Ecco. Sarebbe più o meno 20 km, credo, sì, no, prodotto. Ecco. Circa, quindi, sì, ecco, diciamo, riusciamo ad impedire che si trivelli entro i 12 miglia. Ok. E poi man mano tutte le concessioni andranno a scadenza. Quelle a scadenza, perfetto. Ecco. E non verranno più ripristinate, non verranno più, no, ripristinate, però c'è chi dice, sì, che non serve questo voto proprio per questo, perché dice diventa politicizzato e strumentalizzato. Non, sì, è vero. In questo modo noi stiamo già ottenendo una buona vittoria, certo, perché dimostriamo di essere tutti compatti e uniti contro ciò che ci fa male. E poi questo sarà solo l'inizio. Noi intanto blocchiamo queste di trivelle, le cui concessioni scadono. Scadono, poi, esatto, dopo, con i prossimi referendum, bloccheremo anche quelle che ancora sono in, esatto, essere. Ecco, è importante comunque che andare alle urne, no? Comunque andare perché bisogna, sì, raggiungere il quorum, altrimenti non valgono, no? Esattamente. Non è vale molto, il voto, poi. No, esatto, vale. È molto importante che noi andiamo lì a votare sì, anche se sembra parziale, sì, questa vittoria. Potrebbe sembrare perché parziale. Molti dicono così, no? Molti dicono così, ma lo fanno apposta per strumentalizzarlo. Ok, ok. Vittoria. Quindi allora, quindi noi il 17 dobbiamo, aprile? Il 17 aprile dobbiamo andare a votare sì contro la trivellazione dei mari, per abrogare, perfetto, queste leggi assurde che vogliono rovinarci il nostro territorio.